Potente a parola ragazzi, qua Max dello Gemigato, sono a sole, sono qui a presentarvi questo mio nuovo video. E ragazzi, questo video non diventerà particolare. Adesso vi spiegherò il motivo. Allora, innanzitutto questo qua è un video di aggiornamento. Perché non è più particolare? Perché ragazzi, ho deciso, o meglio, credo di aver deciso di fare ogni settimana, la domenica, un video abbastanza corto dove vi aggiornerò su alcune cose. O meglio, vi introdurrò i video che farò durante quella settimana e vi aggiornerò su alcune cose. Quindi sembra una cosa abbastanza tattica. Questo perché? Perché magari, innanzitutto è per tenere sempre un contatto tra me e gli iscritti. E poi, secondariamente, perché magari la domenica c'è meno gente che guarda i video, quindi è un po' inutile magari caricare un ping pale con un wager match, un pack opening e tant'altro. Quindi partiamo subito con questo video aggiornamento. Innanzitutto, argomento principale, the main topic, qual è? Che FIFA con stessa, ragazzi, ha messo delle nuove carte di acquisto crediti. In che senso? Prima c'era solo la carta da 50.000 crediti, o meglio il pacchetto da 50.000 crediti. E una marea di gente mi ha detto: ma Axel, se io voglio comprare 250.000 crediti, cosa devo fare? Devo prendere quante volte? Sì, 5 volte quello da 50.000 crediti. E che palle. Quindi io cosa ho fatto? Ho chiesto all'admin del sito, ovviamente lui come sempre è disponibilissimo, no? Si è dimostrato ovviamente disponibile. E cosa ha fatto? Appunto, ha aggiunto, cambiando un po' la grafica del sito, ha aggiunto queste nuove carte. Quindi ragazzi, se volete comprarle, cosa bisogna fare? Andate su www.fifacoinstash.com, il link lo trovate in descrizione, e appunto fate su acquisto. Adesso non vi ridico un attimo, non vi rifaccio il tutorial perché l'ho già fatto. Se lo volete vedere lo trovate in descrizione, oppure qui da qualche parte. Adesso vi starò facendo vedere un'icona magari per cliccare sul tutorial. Comunque, poche parole, cosa dovete fare? Magari mettete, voi dovete prendere 100.000 crediti su Xbox o su Play. Su Play facciamo acquisto, tipo mettete il vostro nome del team. Innanzitutto ricordate di mettere un giocatore all'asta per 3 giorni, con la durata all'asta per 3 giorni. Poi qua mettete il vostro nome del team, le caratteristiche del giocatore, quindi una cosa abbastanza facile. E poi andate avanti, confermerete e pagherete tramite cosa? Perché anche questa è una cosa abbastanza tattica che devo dire. Sì ragazzi, si paga con PayPal, però è possibile anche pagare con PostePay, pagare su PayPal tramite PostePay. Anche qua è un video che io non ho, cioè che non ho fatto io, però è un video che è presente su YouTube, comunque lo troverete in descrizione oppure ancora qua in alto a destra. E quindi questo qua l'ho detto, quindi ricordatevi di andare a vedere www.fifacoinstash, dato che potete prendere molti più crediti. Quindi ragazzi, secondo argomento qual è? Ragazzi, innanzitutto non so se avete notato, ma la squadra della settimana fa veramente schifo, dato che temo che anche quella della prossima settimana sia altrettanto orribile. Cosa ho deciso di fare? Volevo chiedervi che giocatore vorreste che io pimpalassi nel prossimo video. Innanzitutto vi chiedo gentilmente di magari fare un giocatore che costi massimo 700.000 kappaz. Quindi ecco, non scrivetemi per favore Ronaldo, Second Info, cose così. E punto, poi adesso voi pensate al giocatore. Una volta averci pensato, cosa dovete fare? Commentate questo video scrivendo il giocatore che vorreste vedere nel prossimo pimpale. Il giocatore più richiesto, diciamo, sarà quello che utilizzerò. Quindi ricordate di mettere mi piace ai commenti che appunto magari hanno il giocatore che vorreste avere anche vedere anche voi. Quindi è una cosa abbastanza tattica. E un'altra cosa che vi volevo dire qual è, che domani forse uscirà un video oppure uscirà martedì. Questo appunto ve lo dico perché se non esce domani esce ovviamente martedì. Infine, ultimo argomento di questo video aggiornamento abbastanza tattico, qual è? È che venerdì uscirà l'Xbox One, ragazzi. Ma la cosa più importante qual è? Venerdì usciranno le leggende, che saranno disponibili sia su Xbox One ma anche su Xbox 360. Quindi io spero di averne una prima possibile. E ragazzi, volevo chiedervi qual è la vostra leggenda preferita. Innanzitutto adesso ve le vado un attimo a cercare. Boom.footed. Ve le vado un attimo a cercare. Com'è che si cercano? Legends. Qual è la vostra leggenda preferita tra tutte queste, ragazzi? A me ispira un macello Maldini. 86 di velocità, 91 di testa, 87. No, 91 di peso, 87 di testa. E mi sembra veramente una bestia. Poi vabbè, c'è Pelé che è anomalo, è illegale, ragazzi. Quindi volevo magari chiedervi anche, perché magari se in un futuro farò un pink pale del Legend Card, ovviamente di quale leggenda non riesco a formulare una frase, buono. Io utilizzerò la leggenda che più richiesta, anche se credo di prendere Maldini perché io lo voglio provare, è un must. Quindi ragazzi, detto questo, io ho detto tutto. Riassumiamo un attimo le cose, ricordate di andare a vedere FIFA con Stash. E ragazzi, colgo un attimo l'occasione per dirvi, loro non mi chiedono assolutamente di fare questi video appunto dove io dico di andare continuamente così, ma è appunto ciò, è una cosa che faccio io di voler mio, perché appunto io li voglio ringraziare delle opportunità che mi danno. Quindi mi sembra anche questo un buon metodo. Ovviamente se non volete andarci, non andateci. Secondariamente ricordate di scrivermi la leggenda che vi piace di più a voi.
Terzus, ricordate di iscrivermi il giocatore che vorreste che io ping palassi in un futuro, è una cosa molto importante. E quarto, non so neanche se ho detto qualcos'altro, magari ditemi cosa preferite voi tra Play 4 e Xbox One. Quindi ragazzi, detto questo, questo video aggiornamento è finito e io vi dico potente, palla e si entra al prossimo video, bolla.